Confesercenti chiede l'apertura di Corso Umberto a Caltanissetta dell'area pedonale. Noi chiediamo l'apertura di Corso Umberto dalla mattina fino alle 17:30 di pomeriggio, anche perché, come tutti sanno, se noi andiamo in piazza, lo stiamo vedendo in questo momento, andiamo in questo corso, non c'è nessuno, perché allora fare in modo che nessuno venda niente? Facciamo al contrario, ragioniamo in maniera diversa. Noi siamo per la chiusura del centro storico, l'abbiamo dimostrato in 20 anni di politica, però per fare questo bisogna che ci siano politiche adeguate. In questo momento che si sta parlando di ampliamento, e quindi parliamo di Corso Vittorio Emanuele, della chiusura, si farà con il marciapiede di 2 metri, tutto quello che noi vogliamo, apriamolo e facciamo in modo che le persone capiscano che solo così si può sopravvivere. A piccole dose vanno date le medicine amare, perché non è possibile che noi in un colpo solo chiudiamo e tutti non sanno dove andare. Dico anche che aver presentato 2 progetti di inversione di traffico non servono a niente, secondo noi. Noi abbiamo parlato con i nostri soci, abbiamo parlato con la nostra giunta. Noi riteniamo che l'unico modo è quello che in questo momento noi stiamo dicendo, tanto bisogna farlo appena chiudiamo noi Corso Vittorio Emanuele. Perché allora andare a intrecciare, lasciatemi passare il termine, i pensieri delle persone che devono ogni 15 giorni cambiare viabilità? Vorrei ricordare anche a qualcuno che Caltacqua farà tutti i lavori nel quartiere Provvidenza e in altri quartieri, giustamente vanno fatte, va ripristinata la rete idrica, e in quel momento cosa faremo? Impazziremo tutti? Quindi diciamo che lasciando le cose, aprendo questo corso, chiudendolo solo la sera, creando avvenimenti, creando politiche particolari, incentivando le persone, quando tutti i lavori saranno finiti, allora forse sì, fidelizzando le persone, pagando loro il parcheggio, mettendo insieme l'intelligenza delle imprese, degli amministratori e l'associazione datoriale, potremmo tirar fuori un progetto che realmente serva allo sviluppo di questa città e serva a ricostruire il salotto che tutti vogliamo. E dico sempre, lo dobbiamo volere senza nessuna vittima, per vittima intendo nessuna impresa deve chiudere. Questa è la grande